Dunque, a 100 anni dalla scomparsa, una mostra qui a Palazzo di Città su Giacomo Matteotti, come l'avete strutturata, organizzata, che cosa prevede? Allora, in occasione appunto del centenario della scomparsa di Giacomo Matteotti abbiamo pensato di organizzare questa mostra bibliografica che comunque ricostruisca non soltanto la figura di Giacomo Matteotti come politico e come uomo appunto di Stato, ma come Giacomo Matteotti uomo, padre, amico, vicino di casa. E quindi abbiamo tentato di ricostruire un po' la sua figura attraverso appunto l'organizzazione in alcune pieghe di un percorso che preveda la sua figura da uomo alla sua scomparsa e poi alle commemorazioni successive. C'è qualche chicca in particolare, qualche immagine inedita, qualcosa di non mai visto, di mai pubblicato? Allora, in realtà ci sono dal discorso di Preziosi su Giacomo Matteotti, l'ultimo discorso del 30 maggio del 1924, che poi decretò praticamente la condanna a morte, e poi ci sono dei quotidiani e delle riviste d'epoca che ovviamente possediamo noi come biblioteca, per me sono una chicca, e ci sono i documenti che permettono appunto la ricostruzione della sua figura, come le dicevo prima, non soltanto come uomo politico, ma ci sono le lettere a Velia, sua moglie, al bambino, e quindi ci permettono di entrare in contatto con questa figura che alla fine è appunto non soltanto da un punto di vista politico e statistico, ma appunto da un punto di vista etico, morale e civile.